Salve, il 2013 sta per chiudersi e per tutti noi è stato un anno proficuo e pieno di soddisfazioni. Come sempre, anche se pochi ma buoni come dice il detto, non ci siamo mai fermati. Abbiamo consolidato i progetti già avviati e ne abbiamo creati di nuovi, trovando subito appoggio e sostegno dalle amministrazioni a cui li abbiamo presentati. Un sentito grazie all'amministrazione di Gatteo per aver approvato e supportato il progetto Fratere Mare ed un sentito grazie all'amministrazione di Cesenatico per averci fatto tornare nella nostra città con il progetto musicale Tana Liberi Tutti Live Concert. Scrivo ormai giunto alla fine del mio secondo mandato. A gennaio l'assemblea straordinaria dell'Associazione Culturale Telemaco verrà chiamata in causa per eleggere il presidente ed il consiglio direttivo. Io incrocio le dita e se non dovessi essere riconfermato, di certo so di aver operato con passione, impegno e coerenza, tenendo sempre alta l'immagine dell'associazione. Penso al discorso di Steve Jobs e precisamente al punto in cui parla di unire i puntini. Guardando avanti vedi ogni cosa senza un ordine preciso, ma giorno dopo giorno, guardandoti indietro, comprendi che unendo le varie cose hanno un ordine preciso. Io sto riguardando indietro negli ultimi 6 anni e vedo come tutto si è incastrato pezzo dopo pezzo, ma soprattutto come ogni pezzo si è incastrato in modo da farci diventare la bella realtà che siamo oggi. Purtroppo il mio rammarico più grande è rivolto ai giovani. Drogati da internet con i social network, vedo adolescenti in abiti da zombie vagare per le strade, senza preoccuparsi di tutto ciò che hanno intorno. Mi piacerebbe vedere giovani più attivi, ma soprattutto più curiosi di intraprendere nuove strade, che possono arricchire, oltre alle persone che gli sono accanti, anche loro stessi, in primis. Ora, alla soglia di un nuovo anno e di una crisi che non sembra passare mai, ripenso con più vigore agli anni passati. I sabati pomeriggio in palestra con i ragazzi disabili del progetto teatrale, i tanti spettacoli insieme, le tante storie scritte e le tante collaborazioni con associazioni che ci hanno dato la possibilità di conoscere nuove persone che si sono affezionate a noi e continuano a seguirci ancora oggi, al progetto musicale, alle tante band emergenti che siamo riusciti a far esibire, a tutti coloro che hanno deciso di collaborare da tanti anni insieme a noi affinché potessimo raggiungere risultati eccelsi. Ed infine penso all'ultimo progetto, l'area espositiva per operatori dell'ingegno creativo, che ci ha dato la possibilità di raccogliere fondi e sostenere progetti, come per vivere in autonomia dell'AISM di Forlì Cesena, l'assistenza domiciliare dell'AI di Forlì Cesena, la ricostruzione della casa del volontariato di San Prospero e Nicole di Gatteo a sostegno delle sue cure. Ringraziare tutti e fare i nomi di tutti non è cosa semplice. Siete stati tutti importanti per l'associazione e per tutto ciò che abbiamo realizzato. Persone, associazioni, enti, avete contribuito con il vostro sostegno, le vostre critiche costruttive e i vostri consigli a migliorare non solo l'associazione, ma anche noi stessi, che insieme a voi siamo cresciuti come persone, dandoci la forza di andare avanti giorno dopo giorno. Da parte nostra vi ringrazio di cuore. Ogni qualvolta avete aperto le vostre porte e dedicato il vostro tempo per confrontarmi insieme a noi con rispetto, umiltà e voglia di fare. Allo stesso modo sono stati importanti tutti coloro che hanno dubitato di noi e del nostro operato, coloro che ci hanno ostacolato mettendoci a dura prova. Ma se da 14 anni il nostro slogan è "Per chi sa dove andare non ci sono venti sfavorevoli", un motivo ci sarà. Concludo con un appello. Il mio impegno con Telemaco è iniziato 6 anni fa con un referto di leucemia. Grazie al cielo e a qualche angelo custode lassù in paradiso, la mia è una forma non tumorale e quindi posso dar battaglia ancora per molto. Credo e sono certo di poter affermare che la leucemia sia stata la mia più grande fortuna, la cosa più bella che mi sia potuta capitare in 31 anni. In 31 anni di vita e in 7 anni non ho mai avuto paura di lei e mai ne avrò. Non sono matto, tranquilli. Ma se non ci fosse stato quel referto non avrei conosciuto l'associazione Telemaco e ideato il progetto teatrale per ragazzi disabili. Non avrei avuto l'opportunità di scrivere e realizzare spettacoli. Non avrei conosciuto persone straordinarie sempre pronte a mettersi in gioco per l'associazione.
Il mio pensiero più grande va a tutti loro che porto nel cuore. Da lì è iniziato tutto, da quel semplice referto. E tra tante delusioni o porte sbattute in faccia, c'era sempre qualcuno pronto a resistere affinché il sogno e la speranza nel realizzare qualcosa di grande non affievolisse. Ora il mio appello va a voi giovani. Spero e auguro a tutti voi che il vostro 2014 sia un anno in cui si possano aprire nuove porte e nuovi orizzonti. Abbiate coraggio di buttarvi nella mischia e di rischiare. Il timore di una delusione non deve e non può condizionare la spinta verso qualcosa di nuovo. Intraprendete nuovi progetti, ponetevi grandi obiettivi, trovate la forza e il coraggio di guardare oltre la punta del vostro naso e prendete a cuore ogni cosa che fate da oggi in avanti. E cercate di vedere gli imprevisti della vita non come un ostacolo insuperabile, ma come un motivo di forza per voi, di riscatto che possa essere di insegnamento anche per chi ha bisogno di un nuovo slancio. Questa è stata la mia filosofia da quel referto e sarebbe impossibile per me potervi descrivere in parole quanto è stata la scelta più azzeccata. Credete in voi, nelle vostre potenzialità. Fate diventare le vostre debolezze un punto di forza. Vi posso garantire che è la scelta migliore. Aprite gli occhi, aprite la mente a nuovi orizzonti. Siate curiosi e meravigliatevi di ogni cosa che avete intorno. Auguro a tutti voi un 2014 pieno di salute e soddisfazioni, ma soprattutto mi auguro sia un 2014 pieno di tante piccole azioni che renderanno grandi chi saprà realizzarle. Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia, come il giorno nasce dalla notte, come il giorno nasce dalla notte oscura. Ed è la crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Albert Einstein. Scusate per le incertezze e l'emozione. Buon anno a tutti.